Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi ci troviamo a Strembo in Val Rendena in occasione del 37esimo Tressen International, Tressen Italia. Tantissime moto, tantissime Golding, perché questo è il raduno internazionale delle Golding. Abbiamo superato i 400 equipaggi, tantissima bella gente, ottimo cibo. Ottimo divertimento, ottimi amici. Seguitemi, venite con me, vi faccio vedere di cosa sto parlando. Venite con me. Anzi, no, aspetta, ho dimenticato di dirvi una cosa, ragazzi. Iscrivetevi al mio canale, Salvo Winger. Come fare è semplicissimo. Cliccate qua sotto sulla parola iscriviti, qua sotto, iscriviti, scritto in rosso. Cliccate, dopodiché la campanella, cliccate sulla campanella, scegliete la campanella nera, così sarete sempre aggiornati sui video che pubblicherò volta per volta. Pronti per seguire il Tressen qui a Strembo? Venite con me! Anche quest'anno il Golding International Tressen vede tutte le varie manifestazioni e quindi il venerdì sera c'è la parata delle luci. In cosa consiste? Consiste tutte le moto di sera vanno in giro per il paese con tutte le luci accese, uno spettacolo indimenticabile. Il sabato alle ore 16 la classica parata delle nazioni, ovvero le varie nazioni schierate con tutte le varie bandiere per far vedere alle persone che sono qui in zona quali nazioni hanno partecipato, stanno partecipando a questo 37esimo Tressen Goldwing. Qualcosa di eccezionale, tanta gente, come dicevo prima, non ci sono soltanto Goldwing, ma ci sono anche i rivenditori, infatti c'è una rappresentanza dell'Honda Italia, abbiamo anche dei vari stand dove è possibile acquistare dei gadget, oppure se hai problemi sulla moto ci sono anche gli stand che ti danno la possibilità di fare i piccoli ritocchi alla moto. C'è qua il nostro amico Germano che ci saluta, eccolo qua. Ciao Germano, eccolo. Ciao qua. Salvo, aspetta, ciao a tutti. Aspetta un attimo che... No, lo sentono. Eccolo qua. Ciao Salvo, ciao a tutti. Ecco, c'è anche il nostro Germano che è fedele socio della sezione di Torino. Dicevo, ci sono gli stand dove puoi acquistare dei gadget, caschi, magliette, puoi acquistare, far ricamare il tuo capo personale, di tutto e di più. E ovviamente non può mancare la security, la sicurezza. Guardate qua, chi non ha paura di una persona così? Guardate, ciao! Vi saluto, ciao, grazie.
Ma a cosa serve la security qua? Ovviamente ci sono tantissime moto per tantissimi centinaia di migliaia di euro e ovviamente la security garantisce la sicurezza in questo luogo. Ma mi sembra anche giusto. Così come garantisce ed evita, anzi più che garantisce, evita che persone esterne entrino all'interno e possano combinare dei guai. C'è tanto buon cibo, si mangia benissimo perché ci sono i vari stand dove è possibile mangiare del cibo locale della Varrendena, tanta birra, o meglio fiumi e fiumi di birra che scorre fresca, fresca, fresca. Ci sono anche le varie tende, perché molti winger preferiscono dormire in tenda piuttosto che andare a dormire in albergo. Questo fa parte dello spirito biker, perché a stare a contatto con la natura fa parte di questo spirito. E ovviamente non può mancare il negozio, lo shop del Goldwing Club, dove i soci Goldwing acquistano i vari capi con il logo Goldwing Club Italia. Devo dire che è una festa indimenticabile, devo dire che è una festa piacevolissima, una festa all'insegna dell'allegria, dell'amicizia e della fraternanza biker. Il tema di quest'anno del 37esimo Treffen è la famiglia Adams. Infatti diversi soci si sono vestiti interpretando alcuni personaggi della famiglia Adams, per appunto. Infatti possiamo vedere Lerch, Gomez, Morticia, il cugino Hit, Pasley, Mercoledì, e questo ha riempito la manifestazione in allegria. Inoltre la famiglia Adams non ha fatto altro che organizzare dei giochi dove hanno partecipato italiani e stranieri, giochi che hanno intrattenuto diverse persone, qualcosa di veramente unico, qualcosa che ha unito i vari popoli, qualcosa che ha unito le varie nazioni, nonostante quello che sta succedendo in questo periodo. Oltre alla famiglia Adams, ovviamente non può e non deve mancare le serate all'insegna del ballo, all'insegna del divertimento. Infatti nelle due serate principali ci sono stati dei gruppi che hanno suonato per tutti gli intervenuti, musica ovviamente moderna, ma non hanno sdegnato musica degli anni 70, musica degli anni 80, che veramente ha coinvolto tutti i partecipanti a ballare ogni momento, ogni minuto. Adesso sono con Lorenzo, chiamato l'Aviatore, e possiamo dire che questo socio qua, l'Aviatore, è la massima espressione di quello che oggi noi possiamo fare con la moto, e lui tutta la sua passione l'ha messa nella moto. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao ragazzi. Allora Lorenzo, come nasce la passione per la Goldwing? Un po' così, un po' per avere una moto un po' particolare, un po' per modificare la moto, come vuoi tu. E come mai proprio questo design?
così, volevo una cosa un po' insolita, un po' unica più che altro. E posso dire che la moto di Lorenzo è unica al mondo e state sicuramente vedendo il perché di questa moto unica nel suo genere. Infatti Lorenzo viene sempre invitato a delle manifestazioni particolari affinché possa mettere in mostra la sua moto. Grazie Lorenzo. Grazie. Lorenzo, buon treffen. Grazie anche a te. Grazie. Ciao ragazzi.
vita, anche i guanti che... va quello lì, va il trike. Alla Dani. Dani! No, no. Sì, sì, deve essere un ragazzo, no? Che col carrello, no? Ah, oh, il cagnolino, cazzo! Ah, quel cagnolino! Che forte, ragazzi! Ho paura che cadeva! No, sono legati! No, che cadeva lui! Ah, ah! Thank you.